Ok, allora comincio io. Sì. Ci tengo a dire che non avremmo bisogno di essere qui. Sa, siamo sposati da 5 anni. 5, 6 anni. E questo è una specie di check-up per noi. Un'occasione per mettere il naso nel motore. Magari sostituire l'olio, cambiare una o due guarnizioni. Sì, esatto. Molto bene, allora apriamo il cofano. Nella scala da 1 a 10, quanto siete felici come coppia? 8. Aspetti, 10 vuol dire essere assolutamente felici e 1 completamente afflitti o... Cerchi di rispondere istintivamente. Va bene. Pronta? Pronta. 8. 8. Con quale frequenza avete rapporti sessuali? Non capisco la domanda. Sì, mi sono perso. Anche questa è una domanda da 1 a 10. No, perché cioè uno è molto poco o niente? Perché, capisce, tecnicamente parlando, zero sarebbe niente. Per esempio, questa settimana? Compreso il weekend? Esatto. Descrivete come vi siete conosciuti. A È stato in Colombia. Bogotà. 5 anni. 6. Appunto, 5 o 6 anni fa, sì. El barracuda. La policía anda buscando a los turistas que andan sueltos. ¡Vamos, buscamos! ¡Revisa los elevadores y los escalones! ¿Anda solo, señor? ¡Anda solo! ¡Alto, señora! ¡Pasaporte, por favor! ¡Papeles! ¡Señora! ¡Papeles! Está sola. ¿Está sola? No. No, 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 está bien. Lei è con me. Está bien. Mi chiamo Jay. John. Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio. Alle pallottole vaganti. Alle pallottole vaganti. Questa roba fa parlare, ma chissà se fa ballare.
Ciao, straniero. Ciao, straniera. I ragazzi del servizio in camera sono scappati. Ho fatto quello che ho potuto. Grazie. Ah, che buono. Lo spero bene. Ho dovuto mungere una capra per rimediarlo. Signore e signori, tentate la fortuna! Perché non prova, signorina? Per me lei è fortunata, vince un premio! Sì. Ecco. Sai come si tiene? Sì. Coraggio, chi vuole provare? $5! Così? Sì. Devi prendere la mira. Infatti. Non ridere, rischi di morire. Vuole tentare la fortuna? Provo io. Ti diverti e vinci, la fortuna è uscita di schiocco. Vinciamo lo stesso qualcosa? La fortuna del principiante. Voglio riprovare. Riproviamo. Venite a tentare la fortuna! Dove hai imparato a sparare così? La fortuna del principiante. Fermati! Fermati! Conosci quella ragazza solo da 6 settimane! Sono innamorato! È in gamba! È sexy! È disinibita! Ipnotizzante! Complicata! È la donna più dolce che abbia mai conosciuto! Io frequentavo Gladys da 2 anni e mezzo quando le ho chiesto di sposarmi. Ci vuole una base di amicizia, fratello. Tutto il resto svanisce. Ciao. Scusa, non ti sembra che stia succedendo tutto un po' troppo in fretta? Tu mi conosci, non faccio nulla senza pensarci bene. Che lavoro fa? Si occupa di edilizia. Un imprenditore ai massimi livelli. Se un server di Wall Street va in paranoia, lei è lì in qualunque momento, giorno o notte che sia. È come un Batman dei computer. Va fuori tanto quanto me, quindi è perfetto. Gli do 6 mesi di vita a questa storia al massimo. Eddie, le ho chiesto di sposarmi. Oh. No? Sto per sposarmi. Cosa? Non ti sento. Sto per sposarmi! Non ti sento! La puoi smettere di pestarlo? Mi sa che ha detto una cosa assurda! Noi due ci sposiamo! Bisogna far cambiare questi filtri. Come ti è sembrato il dottor Wexler? Le domande erano un po' inutili. Sì. Diciamo che non brillavano. Lo studio è all'altro capo della città. L'appuntamento alle 4, proprio all'ora di punta. Sì. L'idea non mi fa impazzire. Allora va bene, no? Ok. Ok. Ah, la cena è alle 7. Sì, ci sarò. Puntuale.
Se chiama qualcuno sono dal capo. È chiaro? Già, mi ha convocato il padrone. Un bel incarico di livello, Steve. Sai com'è? Anzi, probabilmente non lo sai. Scusami, dolcezza, potresti prendermi un caffè, per favore? A me piace con tanto zucchero. Grazie infinite. Ciao, caro. Ma dove credi di andare, tu? Stavo... Il capo vuole vedermi. Beh, ti vede. Senti, ragazzino, c'è gente che lavora qui da 25 anni e non l'ha mai visto dentro quell'ascensore. Tieni. È questo il mio compito. Levati dai piedi. Ciao, amore. Tempismo perfetto. Sta piovendo a dirotto. Il giardiniere ha lasciato fuori tosa erba. Com'è andata al lavoro? Ah, così così. Ah, ho comprato le tende nuove. Davvero? Uh-huh. Allora? Che te ne pare? Ah. Ci siamo litigati la stoffa, io e una specie di folletto affetto da nanismo. Era arrivato lui per primo, ma poi ho vinto io. Non avevo dubbi. Sono un po' verdi. Vabbè, rifaremo una tappezzeria dei divani o prenderemo un tappeto nuovo, magari un persiano. Sì, oppure possiamo semplicemente tenere quelle vecchie, così non dobbiamo cambiare proprio niente. Ti ricordi che ne avevamo parlato? Me lo ricordo. Me lo ricordo perché avevamo detto di aspettare. Se non ti piacciono, gliele riporto indietro. Ok, non mi piacciono. Ci farai l'abitudine. Certo. Tasso 0% fino a marzo. Dunque, parte seconda, eccoci qua. Stavolta è tornato da solo. Perché è tornato? Ma veramente non lo so. Sia ben chiaro, io amo mia moglie. Voglio che sia felice. Voglio il suo bene. Certo, ci sono delle volte che... Ancora 5 minuti. Si è creato un gran baratro fra noi due e diventa sempre più profondo a causa di tutto quello che non ci diciamo. Come si chiama questo? Matrimonio. Quali sono le cose che non vi dite? La società PCU ha ricevuto 3 stelle. Che bello. Hai fatto qualcosa di nuovo? Sì? Ci ho aggiunto i piselli. Sì, i piselli. Sì, è il verde.
Tesoro, mi passi il sale? È in mezzo al tavolo. Ah, lì è in mezzo al tavolo? Sì, a metà fra te e me. Quanto è sincera con lui? Abbastanza sincera. Insomma, non vado in cerca di menzogne o cose del genere. Ho dei piccoli segreti. Ognuno di noi ha un segreto. Oddio. Amore, mi hai spaventato. Scusami, tesoro. Stavo cercando il... Stai uscendo? Sì, un imbecille ha mandato in paranoia il server di uno studio legale e ha distrutto il mondo, secondo loro, quindi sì. Eravamo in parola coi Coleman. Lo so. Ok. Farò il tempo. Vado e torno. È un servizietto rapido, rapido. Forse a lei sembrerà che siete le uniche persone a vivere una situazione di questo genere, ma le posso garantire che ci sono milioni di coppie che vivono esattamente gli stessi problemi. Abbiamo l'aereo tra un'ora. D'accordo. Brian, chi è Al Gore? Il vicepresidente. Esatto. Frasi famose da 800. Stuzzicata riguardo ad un possibile abuso di informazioni privilegiate, lei ha dichiarato alla televisione... Martha Stewart. Voglio concentrarmi sulla mia insalata. Brian? Martha Stewart. Esatto. Frasi famose da 1000. Riguardo al titolo di cavaliere dato a Mick Jagger. Esatto. Vedo il rilancio. Ma che cazzo vuoi? Scusate, ma dov'è il sesso in questo posto, santo cielo? Mi scappa. Ehi, state giocando a poker? Partita privata. Levati dalle palle. Posso sedermi? Quale parte di levati dalle palle non ti è chiara? Ragazzi, calma. Siete un po' più gentili. Io sono impaccato di soldi. Che gran figata, amico. Proprio figa. Vi piace questa merce? Conoscete questo odore? Lo conoscete? No, perché ora vi ripulisco. Poker mio, ti dico. A te, a belle scarpe. Qui c'è una sedia vuota, mi ci metto io a sedere qui, giusto? Va bene? Quella è la sedia di Lucky. Dov'è Lucky? Lucky? Non vedo nessuno. Lucky non è ancora tornato. Allora mi ci siedo io, no? Se non sono troppo bravo per voi. Argento massiccio. Alle pallotte, alle vaganti, ti amo, Jay. Nel piatto. Mettilo nel piatto. Oh! Oh!
ha tirato fuori qualcosa. Guarda, ha tirato fuori qualcosa. Adesso siete messi male. $60, eh? Ci sto! Facciamoci un poker, eh? Sì! Ho detto 14 volte parole, come fossero frecce. Ma chi sei, Guglielmo Tell? Che diavolo succede qui? Scusami, Lucky. Hai finito di giocare, amico. Sarai un bel ricordo. Ah, sei tu, Lucky? Sì. Ma non mi dire. Cosa vuoi? Che c'è? Cosa stai cercando? Un lavoro? Sei tu il mio lavoro. Una coppia di tre. Sei stato un bambino cattivo. Sì. E sai cosa succede ai bambini cattivi? Che vengono puniti. Sì, puniscimi. Hai venduto le armi a dei signori tanto cattivi. Eh? Signor Racine, tutto a posto. Ah, Nicole, ma... E a terra! Signor Racine, è andato di là! Taxi? Taxi. Ciao, amore. Ciao, amore. Non ti ho sentito arrivare. Sì, sono andato all'agenzia ippica e ho puntato un po' di soldi su Lucky, un cavallo. Ah sì? E com'è andata? L'ho fatto secco. Benvenuti, cari vicini! Ciao. Che piacere! Ciao, ragazzi! Ciao! Oh, è meraviglioso! Grazie! Ah, posso darlo a lei? Grazie. Dammi il soprabito, tesoro. Oh, che bel vestito! Grazie, sei molto gentile, anche il tuo. Grazie. Vieni, andiamo dalle ragazze. Carino, non vi divertite troppo voi donne. Vuoi un cubano? No, io non fumo. Ah, men sana in corpore sano. Susi lo dice sempre. È la sacrosanta verità. Ma voi due ce l'avete qualche vizio? Sai com'è. Desideri qualcosa da bere? Uno chardonnay, grazie. Che belle calze che hai. Ragazze, papà! Ah, sì, tesoro. Io vado a fare pieno. Non chiuderei mai così alta. Ho saputo che le stanno massacrando le azioni. Salve, ragazzi. Scotch per caso. Allora, John, a te com'è andato quest'ultimo quadrimestre? Ti hanno bastonato? Io i miei soldi li tengo nascosti sotto il capanno degli attrezzi. E così Chuck ha avuto la promozione. Oh mio Dio, ma è stupendo! Fantastico! Sono al settimo cielo, finalmente possiamo fare un'aggiunta alla cucina. Oh, accidenti, ma ancora. Dovevo mettermi l'impermeabile. Scusa un momento, me la puoi tenere la piccolina? Cosa? No, ti prego, solo un momento, dai. No, io non... No, per favore, solo... Certo. Mi ha sporcato l'applicazione di paillette. Ci vuole uno smacchiatore. Ciao, piccola. Oh, le piaci. Che carina che è. Mi piaceva il tuo vestito. Era bello. Grazie.
Buongiorno, Mr. Smith. Ci sono di nuovo problemi con Atlanta. L'ho sentito dire. Che cos'ha lì? Ho la sua carta d'imbarco e le ricevute del taxi. E sputi quella gomma. Ce l'ha un fazzolettino? E il suo conto d'albergo. Grazie. Mi raccomando, non li perda, li tenga in busta. Abbiamo i nuovi dettagli tecnici per la diga. Benissimo, Luisa, ora riguardo, grazie. Ah, c'è Eddie? La porta non è chiusa a chiave. Buongiorno, amico mio. Come stai? La solita minestra. Non so chi ammazzerò oggi. Oh, Johnny, forse organizzo un cazzeggio questo weekend. A casa mia. Barbecue, niente donne, solo maschietti. Sarà uno spettacolo. Devo parlarne con la signora. Vuoi usare il mio cellulare? Vuoi farle uno squillo nel caso avessi, non lo so, voglia di grattarti il culo e usare la testa più tardi? Così sei sicuro che per lei va bene. Tu abiti con tua madre. Perché adesso devi tirare in ballo lei? È una donna di gran classe. E poi non le devo chiedere il permesso ogni volta che devo fare una cosa. Cucina, pulisce, mi prepara gli spuntini. E io sarei lo scemo? John Smith. Ciao, John. Buongiorno, Atlanta. Un bel mucchio di cadaveri questa settimana. Abbiamo una priorità uno, ho bisogno della tua perizia. Il nome del bersaglio è Benjamin Dance, alias carro armato. È una minaccia seria per l'azienda. È trattenuto dalla DIA. Ci sarà un trasferimento terra-aria su un elicottero. 10 miglia a nord del confine messicano. Devi assicurarti che il bersaglio non passi in altre mani. Carro armato. Abbiamo un problema. Sai che la concorrenza potrebbe vederci friggere. Di questa commissione te ne devi occupare personalmente. Bersaglio. Benjamin Dance. Sto scorrendo i dettagli in questo momento. Serve un lavoretto rapido, pulito e contenuto. Sì, signore. Buongiorno, ragazzi. Ciao. Buongiorno. Ciao, Jane. L'operazione di ieri è finita con un morto e un agente in carcere preventivo. Non va bene, esce domani. Sono arrivate 2 casse di G40 e lanciagranate. Ordinami 10. Vai, Jasmine. Il bersaglio è Benjamin Dance, alias carro armato. Ma dai, sul serio? Sì. E verrà trasferito oltre il confine in un penitenziario federale. L'unico punto vulnerabile è qui, a sud del confine. Voglio GPS e SAT del Canyon e il bollettino meteorologico degli ultimi 3 giorni. Il convoglio che porterà il bersaglio si incontrerà con l'elicottero nel deserto, su questa pista abbandonata. Quando arriva in mare? Semaforo verde. Il perimetro è armato. Siamo pronti a partire.
Ti prego. Lo stai vedendo? Affermativo. È un pericolo. Il conto alla rovescia è iniziato, ma il convoglio non si vede ancora. C'è un idiota nel campo, farà esplodere le cariche. Allora, vediamo se riesco a far funzionare questo trombone. Stiamo verificando le caratteristiche dell'arma. Non è un civile. Ah, che cavolo... Stronzo. Voglio il suo posto, conto alla rovescia iniziato. Non dovrebbero metterli in commercio questi affari. Credo di essere stato identificato durante l'incarico. Tu sei mai stato identificato? No, che io sappia, no. Appunto, credo di essere nei guai. Sei riuscito a vederlo? Uno scricciolo. Non ne ho idea, voglio controllare. Forse è filippino. Non sono neanche sicuro che fosse un uomo. Vuoi dire che ti sei fatto fare il culo a striscia da una donna? Forse sì. Una professionista. Cioè, non dovrebbe essere difficile. Nel senso, quante donne ci sono che fanno le assassine? Un dessert, signori? Che cosa ci offri, tesoro? Il gelato. Il gelato? Beh, mi sembra squisito. Che gusti avete? Crema e cioccolato. Non mi piacciono nessuno dei due. Separati, ma forse mischiati insieme potrebbe essere un bel piattino. Non so se cogli. E non solo un assaggio, io voglio tutto il gelato. Ci possiamo organizzare? Perfetto. Ci possiamo organizzare, hai sentito? Da lei me lo farei fare con la striscia, mi segui? Certo. Hai raccolto altri dettagli su di lei a parte la categoria di peso? Il portatile. Come? Sei dentro un pensiero tutto tuo, faccio fatica a parlarti. Portatile. Ok, portatile. Voglio sapere chi è quel pezzo di merda. Stai calma. Datemi quella cassetta. Jane, voglio subito quella cassetta. Jane, che c'è? È Papino. L'FBI ha messo a sicuro il pacco. La finestra è chiusa, signore. Avevo detto che non potevamo permetterci errori stavolta. C'era un altro giocatore. Noi non lasciamo testimoni. Se questo giocatore ti ha identificato, conosci le regole. Hai 48 ore. Fa polizia, Jane. Non vedo l'ora di farlo, signore. Allora, abbiamo un nuovo bersaglio. Vediamo di scoprire chi è. Dio santo. Che ci hai fatto? Ci hai spento un incendio. Comprane uno nuovo.
Questo ha un valore sentimentale per il proprietario. Chi sarebbe? Ma come, Gwen? Speravo fossi tu a dirmelo. Insomma, perché ci tieni tanto a saperlo? Tu mi conosci, voglio restituire un oggetto smarrito. Ciao, Phil. Ciao, John. Sei macrobiotica? Io no, ma la mia compagna sì. Eccoci qua. Ha espanso la scheda RAM. Il processore cinese, importato dalla Dynamics, venduto dalla... Sai, forse riesco a rimediarti l'intestatario della fattura. Dunque, niente nomi, solo un indirizzo. Al 570 di Lexington Avenue, suite 5003. New York. Lo conosci questo posto? Gesù, bambino, madre di Dio. Perché non vai a fare un bel caffè? Scusa, è tuo marito. È tornato da Atlanta, vuole sapere della cena. Digli pure che la cena è alle 7. Ciao, John. Sì, ha detto che la cena è alle 7. Come sempre. Tempismo perfetto. Come sempre. Ma che bella sorpresa. Lo spero. Sei tornato presto. Volevo colpirti. Anch'io volevo colpirti. Mangiamo? Sì. Credevo che questi li tirassi fuori solo in occasioni speciali. Questa è un'occasione speciale.
brasato è il mio preferito. Permettimi, tesoro. Sei stata in piedi tutto il giorno. Grazie. Figurati. Com'è andata al lavoro? Veramente abbiamo avuto un piccolo problema con il cliente. Ma davvero? Sì. Una doppia prenotazione con un'altra azienda. Ah. Vuoi i fagiolini? No, grazie. Prendine un po'. Spero che tutto si sia sistemato. Per il momento no. Ma si sistemerà. Il brasato è il mio preferito. Tesoro, mi puoi passare il sale? Hai messo qualcosa di nuovo? Mm-hmm. E com'è andata ad Atlanta? Anche noi abbiamo avuto problemi. Alcuni conti non tornavano. Ma roba grave? Questione di vita o di morte. Vino? Sì. Vado io. Vado io. Prendo uno straccio. Jane. Tesoro? Incidente! Amore, è stato un incidente! Jane, fermati un attimo! Subito, Jane! Oh! Jane, stai esagerando, eh? Tesoro, non facciamoci prendere la mano! Non andiamo a dormire arrabbiati! Ne possiamo parlare, amore! Oh, accosta! Dio! Jane, accosta! Accosta! Oh! Dai, su! Ah!
ok, ok, arrivo. Chi è? Apri. Ma che diavolo ti è successo? Mia moglie. Mi vuole uccidere. Sì, certo. E sai una cosa? Anche Gladys voleva uccidermi, ma non con la macchina. Almeno Jane ha avuto le palle, almeno te l'ha fatto capire forte e chiaro, ma tutte vogliono ucciderti. Lentamente, dolorosamente, fino a renderti debole. E poi, bam, ti feriscono. Lo sai quanto sono stato male per lei? E io mi flagellavo per questo. Ora sto benissimo, ho un sacco di donne, vedo un sacco di donne. Anzi, ho appena finito una cosetta, sono in Vestaglia. Tu vivi con tua madre? Io vivo con mia madre per scelta, perché è l'unica donna di cui mi sia mai fidato. È incredibile. Senti, lo so che stai pensando. So benissimo cosa stai pensando. Se ti ha mentito su questo, su che altro può averti mentito? Nel suo lavoro di spia deve ottenere informazioni dalle persone. La Costa Azzurra. Uno yacht. Un principe iraniano. Lei deve avvicinarlo e guadagnarsi la sua fiducia. È disgustoso. Cosa? Che stai dicendo? Cosa? È tuo marito il killer? No, non ci credo. Sono serio. Tutta questa storia è stata sicuramente programmata dall'inizio. Operazione pedinamento, John. Un pedinamento di 6 anni per ottenere informazioni da te. Missione compiuta. Ok. Il vantaggio è questo. Tu non lo ami. No. E lo ucciderei. E non c'è nessuno più in gamba di te. Grazie. E la storia finisce qui. John, io lo so. Senti, lo so che ti vergogni, ma dai, sono io. Stai parlando con Eddie. Quelli con cui lavoriamo non lo sanno. E io certo non glielo vado a dire. Insomma, le persone con cui lavora lei probabilmente si fanno grasse risate da 6 anni. E allora che ti frega? Non è importante. Senti, è come se fossero state scritte 150 pagine di un libro. Nelle prime 150 pagine John ha fatto il fesso. Ma tu puoi scrivere le ultime 10 pagine. Tu sei bruciato, ma puoi scrivere le ultime 10 pagine. Ci siamo fatti una bella chiacchierata stasera. Dovremmo farla più spesso. Sono fiero di te. Ti prendo in prestito questo. Mi piace come muovi il cervello. Lo faccio domattina. Sì, sì. Stai bene? Sì. Allora, buonanotte. Buonanotte. Tu non lo ami. Buonanotte, John. Buonanotte, Eddie. Buonanotte, bambina. Ok, ragazzi, al lavoro. Rugate nelle tasche, ricevute, fiammiferi, tutto il repertorio. Che cos'è? Sembra la tua luna di miele. Non capisco che state facendo. Ricerca. Background del bersaglio. Ok, qui abbiamo finito. Grazie. Mrs. Smith. Una festa in giardino, signorina. Che bello, hai visto? Sì. Come va, vicino?
Ma tu pensa che non ero mai entrato qui dentro. È stupenda. Comincia dal salotto. Ah, sì. Oh, mi piace il pavimento. Che cos'è, Tech? Quercia rossa, Martin. Quercia rossa. Ah, e hai vinto il trofeo dei Golf Master quest'anno. Di nuovo. Di nuovo. Ma l'anno prossimo lo metterai sul tuo caminetto. L'identità del bersaglio è la nostra priorità assoluta. Usate tutti i mezzi a vostra disposizione. Controllo del telefono, carte di credito, scansione audio frequenze civili. Come ci muoviamo? Segreteria telefonica di John e Jane Smith. In questo momento non possiamo rispondere. Lasciate un messaggio, vi richiameremo. E cercate nel database. Che cosa? John Smith? Trovatelo. Jay. Che c'è? Credo di averlo trovato. Dove? Qui. Violazione termosensore nel perimetro. Controllo effettuato su tutti i piani. Non t'avevo detto di non disturbarmi in ufficio, tesoro? Sei pur sempre Mrs. Smith. Sì, come tante altre. Attenta, posso spingere quel bottone quando voglio e dove voglio, tesoro. Amore, tu quel bottone non lo troveresti nemmeno con due mani e una mappa. Ultimo avvertimento. Devi sparire. No. Subito. Vuoi che mi stenda e faccia la finta morta? Dovresti esserci abituata dopo 5 anni di matrimonio. Sei, e non me ne vado. Il settore è libero. Ah. Dove vuoi e quando vuoi. Area interna violata. A tutto il personale. Piano di evacuazione C. Evacuazione immediata. 0 secondi. Evacuazione immediata. Tutto il personale si porti all'esterno dell'edificio. Stai dicendo che potevi colpirla e non l'hai fatto? Non è possibile, John. Con tutte queste armi mi vieni a raccontare che non sei riuscito a farla fuori? Beh, adesso è un problema per tutti e due. Adesso la mia casa è una priorità uno. Eddie, dammi una mano, ti prego. Per favore, mi mandi al manicomio con le pinzette nel forno. Sembri un pazzo. Allora, ti hanno dato 48 ore. Quante ne sono rimaste? 23? 22? 18 e qualcosa. Hai solo 18 ore prima che chiudano la partita con voi due? Siamo in pieno stato di allerta! Ti ho quasi ucciso già all'epoca! Tu non te ne vuoi rendere conto! Vabbè, non importa, tesoruccio! Non sai quanto mi sono rotto di giocare con quella donna. Devi far fuori quella puttana d'occhi chiusi. Non dirmi come mi devo comportare con mia moglie. Quella donna non è tua moglie, è il nemico, e potrebbe essere qui fuori già adesso! Eddie, trovato.
Ora sì che si ragiona. La domanda è quanto costa comprare una vocale. Immobiliare Blackbone? Sì, salve, chiamo dalla Item. Ah, benissimo. Come sta andando il nostro nuovo grattacielo? Sta crescendo, grazie. Vigilanza, sembra ci sia un problema con il suo ascensore. Vuole che faccia venire su un tecnico per vedere qual è il guasto. Faccia pure, io sto da Dio qui. Davvero sei da Dio? Jane. Sei tu, amore. Primo e ultimo avvertimento, John. Vattene dalla città. Lo sai che non vado da nessuna parte, vero? Oh, questo lo dici tu. Ma per ora sei intrappolato in una scatola d'acciaio al 70° piano con sopra solo aria. Ah, quindi questa è una trappola. È nell'ascensore 3. Non funzionerà mai, amore. Non funzionerà perché tu mi sottovaluti continuamente. Davvero? Tu non hai idea di chi sono io. Non hai idea di cosa sono capace. Beh, torniamo a te, amore. Vediamo se indovino. Carica sagomata sul cavo del contrappeso, altre due sui freni primari e secondari. Forse. Le ha trovate? Sì, grazie. Hai trovato anche la carica di base sul cavo principale? Sparisci subito o la faccio esplodere. Ok. Mi arrendo. Falla esplodere. Cosa? Coraggio, falla esplodere. Pensi che non lo faccia? Io penso che tu non lo faccia. Va bene. 5. 4. Quali sono le tue ultime parole? Quelle tende sono orribili. Addio, John. Che diavolo è successo? Perché? Gli hai detto addio. Signora, avevo pensato a un certo numero di battute per questo avvenimento, ma vado subito al finale. Ciao, bambola, grazie per avermi trombato. Carine. Allora, cosa hai deciso? Voglio il divorzio. Mi piace. Mi hai chiesto di sposarti qui. È una gradevole simmetria. Sopravvito, signore.
Posso sedermi? No. Champagne, signore? No, lo champagne serve per festeggiare. Prendo un martini. Io sono a posto, grazie. Allora, cosa vuoi, John? Abbiamo un problema insolito, Jane. Tu ovviamente mi vuoi morto. E io sono sempre meno preoccupato per il tuo benessere. Allora che facciamo? Ci affrontiamo qui e speriamo in Dio. Sarebbe un vero peccato, perché poi mi chiederebbero di andarmene una volta morto. Balla con me. Tu non balli. Quello faceva parte della mia copertura, dolcezza. Anche il tuo essere Brady poi era una copertura. Pensi che questa storia avrà un lieto fine? Il lieto fine ce l'hanno le storie che ancora non sono finite. Soddisfatto? Nemmeno un po'. Danni! Questa invece è tutta roba vera. Perché secondo te non ci siamo riusciti? Perché conducevamo vite separate? O sono state tutte le bugie che ci hanno fregato? Io ho una teoria. Ci sono appena arrivato. Sono impaziente di sentirla. Tu ci hai ucciso. Provocatorio. Tu hai preso il nostro matrimonio come un lavoro, una cosa che andava valutata, pianificata ed eseguita. E tu l'hai evitato. Che te ne importa se io ero solo una copertura? Ma chi l'ha detto che tu eri solo una copertura? Non lo ero. E io non lo ero. Io devo... Scusami. Non ci sono uscite di là, Jane. Sì, freddo, John, è una bugiarda. Sì, molto freddo. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Lo sa che lei fa uno strano ticchettio? State indietro, indietro, indietro! Limousine, signore? Grazie! Jane Smith. È la seconda volta che tenti di ammazzarmi. No, andiamo, per una semplice bombetta. Ti comunico che adesso vado a casa e ti brucio tutto quello che ti ho regalato. Facciamo a gara a chi arriva prima. Sei già arrivato? La prima volta che ci siamo visti. Dimmi che hai pensato. Dimmelo tu. Io ho pensato che eri bella come la mattina di Natale.
Non saprei come dirlo diversamente. E perché me lo dici proprio adesso? Forse alla fine uno ripensa all'inizio. E allora ecco qua, volevo che lo sapessi. E tu che dici, Jane? Io... ho pensato fossi il più bel bersaglio mai inquadrato. Quindi è stato solo lavoro? Solo lavoro. Dall'inizio. Calcolo freddo e distaccato. Grazie, era quello che volevo sapere. Ok. Ok. Porca. Puttana. Ciao, John! Ciao, Bill! È tutto a posto? Sì! Ok. A proposito, ho l'impressione che la tua macchina sia rimasta in mezzo al marciapiede. Sì, grazie, Bill! Va bene, allora buonanotte! Buonanotte! Sei ancora vivo, amore? Oh.
tua mira fa schifo quanto quello che cucini! Non so se mi spiego! Vieni dal tuo paparino. Vieni tu da mammina. È tutto a posto? Abbiamo sentito un fracasso tremendo. No, qui va tutto bene. Sì, perfetto. Allora voi state... state bene? Sì, non potremmo stare meglio. Oh, oh! Bene. Ma quindi state Susie, a... Martin. Buonanotte. Agenti. State ristrutturando la casa, che bello. Sì, peccato per il... Altri 5 minuti, mamma. Niente male, ma io non esco dal letto per meno di 500.000 di dollari.
is my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Hai un sinistro che è una meraviglia. Tu lo incassi bene. Grazie. Quella vacanza ad Aspen? Mm. Sei andato via in anticipo, perché? Jean-Luc Gaspard. Oh, Dio! Mm. Lo già. Volevo io. Lascia perdere. Wow. E la notte che l'elicottero mi ha depositato in tempo per il nostro anniversario non mi hai sentito? No? No. Granate a percussione. Ero quasi sorda quella sera. Io sono leggermente daltonico. Il rosso non è il mio forte. Io non ho sensibilità in queste tre dita. Tre costole. Un'orbita rotta. Oh. Timpano perforato. Hai mai avuto problemi a dormire dopo? No, mai. E nemmeno io, John. Mi hanno dato 48 ore per farti fuori. Anche a me. Dov'è finita la fiducia? Che pretendevi? Perché hai la pistola da femminuccia? Stai scherzando? No. Dei Coleman. Ci serve una macchina. Cazzo, non c'è più. Questo qui si tiene il mio barbecue da 7 mesi. Non sono mai stata nei corpi di pace. Che cosa? Ah, no.
Mi piaceva così tanto questa cosa. Beh, forse questo gioco della sincerità non è una buona idea. No. Non ho fatto ingegneria. Davvero? Notre Dame. Laurea in storia dell'arte. Arte. Storia. Storia dell'arte, cultura. Ok. Se li scelgono ogni anno più giovani. Senti, te lo devo dire. Non mi è mai piaciuta molto la tua cucina. Non è proprio il tuo forte. No. Amore, io non ho mai cucinato in vita mia. L'item cucinava per me. Un intreccio di bugie. Mi piace, sopportami. Abbiamo compagnia. Come? Merda. Ok. Guida evasiva, tesoro! Vai dritto! Dritto! Perché abbiamo preso questa macchina? Non abbiamo né bambini né cani! Amore! Tesoro, lasciami guidare! Sono io l'uomo! Levati! Levati! Lo sai, sono una brava mogliettina, amore. Ma adesso scansati. Va bene, vai. 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 Sono a prova di proiettile! Una prova di proiettile! Sai, amore, devo dirtelo. Sono stato sposato con un'altra prima di te. Cristo santo, ma che fai? Sei impazzita? Che cos'hai che non va? Sei tu quello che non va. È stata una di quelle cose da ubriachi a Las Vegas. Ma è molto meglio. È stupendo, John. Come si chiama e qual è il suo codice fiscale? No, tu non la uccidi. Questi portelloni. Sai, tesoro, sei una bella ipocrita. Non è che tu sia l'apoteosi della sincerità. John, i miei genitori sono morti quando avevo 5 anni. Sono orfani. Chi era quel signore gentile che ti ha accompagnato all'altare? Un attore pagato. Mi pareva di aver visto tuo padre a Fantasy Island. Lo so. Senti, non voglio neanche parlarne. Ci siamo? Ci siamo. Quando vuoi. Pronto.
Dovremmo rifare tutte le conversazioni che abbiamo fatto. Sono ebrea. Come si fa a servire una cosa del genere? Disgustoso. Mi scusi, signorina, è possibile farlo riscaldare? Signorina? Signorina, sto parlando con lei, mi scusi. Dio santo, John. Buongiorno, Eddie. Buongiorno. Mi fa piacere vederti in forma. Dimmi che ti sei fatto furbo e hai ammazzato quella stronza bugiarda. Questa stronza bugiarda? Allora era solo una mia illusione. Mi dispiace, abbiamo... sono contento di vederti. Eddie, per favore. Abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi? Quelli che si fanno di crack hanno dei problemi. Certo. Voi due siete bruciati. Può darsi. Può darsi? John, c'è tutta l'agenzia che vi vuole morti. Probabilmente anche la sua di agenzia vi vuole ammazzare. E che mi dici di te? Di me? Sì, tu come sei messo? Come sono messo? Beh, sono messo che mi trascino un po' stamattina. Penso che tu mi debba un po' di soldi, comunque. E cosa pensi? Noi non ci capiamo. E fin qui ci posso stare, ma non c'è bisogno che mi guardi con quegli occhi, va bene? Io esisto nella sua vita da un sacco di tempo. Esisto nella sua vita da un sacco di tempo. Come una iena. Mi hanno fatto esplodere la casa e la mia agenzia ha sparato a mia moglie. Se lei lavora veramente per quelli che certe voci dicono... Voi siete come Messis e Gambles. Oppure lei sarebbe Wichannel e tu saresti il canale che fa concorrenza a Wichannel. Mi sono spiegato? Mi state seguendo? John, il punto è semplice. Una volta che voi decidete di uscire dalla riserva è finita. Siete fuori, non rientrate più. Eddie, quanto siamo messi male? Quanto siete messi male? Ti ricordi il Canada? Quella è più o meno la situazione che vi si prospetta. Eri tu. Ah, la cosa ti eccita? Ha tentato di ucciderti con una macchina, ma non sono affari miei. Un amico ne resta fuori, lo capisco. Smettila. Questi sono i fatti. Se voi due vi separate, avete una speranza. Niente di che, John, ma avete una speranza. Se restate insieme, invece, siete morti. A meno che non troviate qualcosa che loro vogliono più di quanto non vogliano voi. Trovato. È tenuto nel sottosuolo D del Tribunale Federale. Massima sicurezza, controllo di movimento e termico sulla mappa di Arizona City. Noi possiamo arrivare fino a qui, Jane. Lo so. Grazie, Jasmine. Buona fortuna, piccola. Una corrente proveniente da nord-est si sta dirigendo verso il centro del paese, come evidenziano... Mi dispiacerebbe cambiare canale? Una è appunto in arrivo, l'altra arrivata ieri ha già spazzato. Potresti gentilmente muovere quel culone e cambiare canale? La seconda ondata, lo so, è dura. Grazie. Abbasserà leggermente la temperatura rispetto a oggi. Ora 52. Duesima finestra. Io tolgo la corrente, tu prendi il ragazzino. Semplice e pulito, chiaro? Sì, amore. Dimmi un po', quanti? È importante? Comincio prima io? Va bene. Non ho tenuto il conto preciso, ma... direi... intorno alla cinquantina, sessantina. Mi sono dato da fare, ma... la cosa importante è che... 312. 312? E come hai fatto? Anche due alla volta. Oh. Amore. Lascia stare. Stai monitorando il perimetro. Perimetro controllato. Bande della polizia? Sono già sulla banda della polizia. Guarda che non è la prima volta che lo faccio. Questo sarà già capito.
Hai dato parecchio. Va bene. Gira a sinistra. A sinistra, John. Sinistra. Poi non c'è bisogno che mi parli in quel modo, va bene? Sì, carina. A sinistra, per favore. Non posso andare a sinistra, lo vedi? Questa è la nostra sinistra, guarda. Posso andare dritto. Posso tornare indietro da dove sono venuto, ma non c'è una sinistra. Da quale parte vuoi che vada? Resta dove sei e aspetta il mio segnale. Lo vedi dove sono? Lo vedi? Fa con comodo. Sì, va bene, aspetta. Resta lì, aspetta il segno, ora lo trovo. Aspetta il mio segno. Ci sono quasi. Non capisco che cosa è successo, aspetta. John, che stai facendo? Che stai facendo? Spegni le luci al mio segnale. Adesso. Spegni le luci. Jay, spegni le luci. Ehi, qui c'è. Ehi, Nick, le manette. Riaccendi le luci. Le luci. Riaccendile. Riaccendi le luci. Va bene. Zitto! Nick! Sta zitto! Dammi la pistola! Nick! Dammi la pistola! Chissà perché sei così importante per loro. Ti avevo detto di aspettare il mio segnale, non l'hai aspettato. Beh, ho improvvisato. Non hai rispettato il piano. Il piano era imperfetto. Il piano non era imperfetto. Era maniacale. Era organizzato. Jane, il 90% di questo mestiere è istinto. Il tuo istinto ha fatto scattare tutti gli allarmi. Il mio istinto ha fatto concludere il lavoro. Non sarà stato il Jane Show. Infatti è stato il John Show. Ha fatto abbastanza schifo. Come a Natale, come il nostro anniversario. Come quando ti sei dimenticato di portare il regalo di compleanno a mia madre. Il regalo di compleanno alla tua finta madre. Il punto è che sei tu il primo a non rispettare il gioco di squadra. Tu non vuoi una squadra, tu vuoi un servitore a pagamento. Io voglio una persona su cui contare. Jane, non c'è aria intorno a te. Ok, e che cosa vorrebbe dire? Vuol dire che non c'è spazio per l'errore, per nessun errore, mai, nessuna spontaneità. Ma chi può corrispondere a questo modello? Beh, tu non sei obbligato, no? Tanto questo non è neanche un vero matrimonio. Ma che razza di gente siete? Chiudi quella bocca! Ma porca... Dunque, mi rendo conto che tu hai ascoltato me e la signora mentre chiarivamo alcune questioni familiari. È disdicevole. Ma non prenderlo come un segno di debolezza sarebbe uno sbaglio da parte tua. Ora dici quello che sai. Perché tutte e due i nostri capi ti vogliono morto? Hai capito? Tesoro, per favore. Arriva al dunque. Forse non è una buona idea sminuirmi davanti all'ostaggio. Manda un segnale ambiguo. Scusa. Ok. Dove... Uno sbaglio da parte tua. Sta zitto. Opzioni. Io ti espongo le varie opzioni, d'accordo? Opzione A. Se potessi... Sta zitto. Opzione A. Tu parli, noi ascoltiamo. Indolore. Opzione B. Tu non parli, io ti strappo i pollici con le pinze. Ti farà male. Opzione C. Posso variare un pochino i dettagli, ma il succo è che tu muori. Benjamin. Ok. Siamo persone impazienti. Okay. Mi date un frullatino prima per sciogliermi la lingua? Solo per... Opzione A. Avevo chiesto qualcosa di liquido. Hai vinto tu. Bel colpo. Ah.
Cos'è? Hai uno spasmo? Sono legato. Perché non guardi nella tasca dei pantaloni? Non sono io il bersaglio, siete voi. Tutti e due. Hanno scoperto che eravate sposati, così vi hanno mandato a quell'appuntamento per potervi eliminare. È stata una task force congiunta delle vostre due compagnie. Non fa bene agli affari avere due agenti che vivono sotto lo stesso tetto. Volevano che vi uccideste a vicenda. Tu eri l'esca. Beh, il livello d'ingresso, intanto metti un piede dentro. Un paio di colpi e mi mettono dietro una scrivania. Una gran figata. E tu ti tieni la foto nella tasca dei pantaloni? Che dovevo fare, incorniciarla? Te ne sbarazzi, la bruci. È l'ABC di questo mestiere. Mi dispiace, devo essere mancata quel giorno. Come voi, il giorno in cui hanno detto di non sposare il nemico. Eri l'esca o sei ancora l'esca? La cinta! La cinta! Due minuti. Un minuto. Serve aiuto? Via libera! Via libera! La mia via di fuga è una barca che mi aspetta alla pass. Io mi faccio scaricare sulla catena dell'Atlante con questo. Almeno separati sappiamo quante probabilità ci restano. Chiamiamo questa cosa quello che è. E quello che non è. E va bene, sì, è un matrimonio di merda. D'accordo? Io sono un casino, tu sei un disastro. Siamo due bugiardi. Ma se scappi, scapperai sempre. Io dico che restiamo e lottiamo. E chiudiamo questa faccenda. Poi se vuoi andare, puoi andare. Grazie. Diamo il giusto valore alle cose, tesoro. Hai ragione. Piantala! No. Questo posto è ben fornito.
Ci vediamo nella prossima vita, Jane. Vale anche per te, John. Scusa per il... Evita, per favore. Io volo. Io faccio le scale. Giro in senso orario, attenta alle mie sei. Ok. Vieni!
È una passeggiata. Attenta a queste che tendono a incepparsi. Attenta. Preoccupati della tua sinistra, io ti copro a destra. Vorrei conoscere i progressi che avete fatto negli ultimi 2 anni. Ce la caviamo bene. Guardi, non voglio dire bugie, ma ci sono delle volte che avrei voglia di ucciderla. Ma lo stesso vale per me. Non sono riuscito a colpirla. È un buon segno. Chi l'avrebbe detto? Certe volte bisogna sforzarsi di andare avanti. Questo è il matrimonio, no? Sì, scegli il bersaglio. Oh, abbiamo ricostruito casa. È vero, sì, l'abbiamo ricostruita. Affronterete sempre delle sfide nella vita, sarete minacciati. Ma potrete vincere insieme. Fino adesso? Certo, fino adesso. Ma che dici? Lascio spazio alla fantasia. Fino adesso. E vi sembra che lo stile della vostra relazione sia più rivolto a una serena vita? Mi rifaccia la domanda sul sesso. Certo. Da 1 a 10.